con l'agricoltura conservativa migliora la fertilità del terreno e si mantengono buone rese, il tutto in linea con le nuove tendenze per un'agricoltura sempre più ecocompatibile. I risultati delle sperimentazioni attuate in questo settore sono state oggetto del convegno conclusivo svolto a Parma, in cui è stato presentato il progetto del gruppo operativo per l'innovazione OptimAgri, attività finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del piano di sviluppo rurale e dedicato alla ottimizzazione dei sistemi agricoli conservativi attraverso una migliore gestione delle tecniche colturali. L'agricoltura conservativa possiamo definirla sostanzialmente come un approccio innovativo di gestione dell'agroecosistema basato su una serie di principi, partendo dal minimo disturbo del suolo, quindi una riduzione dell'intensità e della ricorrenza delle lavorazioni, la rotazione culturale e, non da ultimo, molto importante, la cover crop, quindi queste culture di copertura che sono in grado di portare a una innumerevole quantità di benefici e agronomici e agroambientali. L'Università Cattolica in questo si muove da ormai qualche anno attraverso prove sperimentali di campo che danno origine a pubblicazioni scientifiche divulgative per testare l'efficacia delle pratiche di agricoltura conservativa nel implementare la funzionalità del suolo, finalizzata in primis alla fertilità agronomica, quindi sempre il focus sulle produzioni, perché dobbiamo mantenere alte le produzioni per garantire un reddito agli agricoltori e garantire appunto la sopravvivenza di questo settore così importante che oggi si trova in una condizione non sempre favorevole. E in secondo luogo, non meno importante, garantire quello che la comunità europea ci chiede, cioè un'agricoltura più rispettosa per le risorse, in primis acqua in qualità e quantità e suolo in termini di fertilità, quindi riduzione anche delle emissioni di gas serra, per esempio, e un effetto di mitigazione dei cambiamenti climatici. I risultati produttivi svolti in campo delle pratiche conservative li ha seguiti Sandro Cornali dell'azienda sperimentale Stewart di Parma. Abbiamo fatto dei campi prova localizzati in 3 aziende agricole, 2 in provincia di Piacenza, 1 in provincia di Parma, e abbiamo messo a confronto 2 tesi di lavorazione, una lavorazione convenzionale del terreno, quindi con operazioni di aratura e appiccature, e una gestione conservativa, una non lavorazione, no tillage. I risultati sono stati molto interessanti. Allora, in particolare la prova è durata 2 anni. Nel primo anno abbiamo seminato mais, nel 2017. Nel secondo anno, nel 2018, abbiamo seminato soia. E in entrambi i casi, prima della coltura, abbiamo messo poi durante il periodo invernale, quindi durante il periodo in cui il terreno normalmente è scoperto, abbiamo seminato delle colture da sovescio. Il mais in tutte e 3 le località di prova ha ottenuto dei risultati molto buoni nella tesi di non lavorazione, addirittura la tesi conservativa ha prodotto leggermente di più rispetto alla tesi convenzionale, e questo in tutte e 3 le aziende, quindi con delle differenze anche dal punto di vista statistico molto significative. Quindi da questo possiamo dedurre che effettivamente il mais è una coltura che ben si adatta a una gestione conservativa del suolo. Nel secondo anno abbiamo invece seminato soia. Ecco, la soia invece ha fornito dei risultati alterni. È andata molto bene nel campo sperimentale del Cerzò di Piacenza, un'altra azienda di Piacenza comunque ha fornito, parlando della tesi non lavorazione, ha fornito dei risultati paragonabili a quelli della convenzionale. Nel campo di Parma la produzione della soia nella tesi non lavorata ha fornito invece delle prestazioni leggermente inferiori. Diciamo che mentre il mais, effettivamente, come dicevo prima, è una coltura che bene si adatta a una gestione tradizionale, a una gestione conservativa, la soia è una coltura un po' più esigente e ha bisogno, diciamo, di condizioni strutturali di terreno particolari. Dopo 4-5-6 anni di un regime conservativo, il terreno
acquisisce delle condizioni strutturali di porosità che sono paragonabili a quelle di un terreno coltivato. In questo modo le colture possono poi beneficiare di una migliore fertilità del terreno. Le prove all'interno di questo progetto hanno dato risultati sicuramente interessanti per quanto riguarda la qualità del suolo. Chiaramente l'università si occupa da anni di pratiche conservative, abbiamo delle prove in corso fin dal 2011 e ovviamente questa prova, questo campo che è stato poi utilizzato anche all'interno di questo progetto ha dato risultati sicuramente significativi in termini di accumulo di sostanza organica, in termini di stabilità strutturale del terreno e anche parlando insomma di parametri biologici, quindi come attività della micro e mesofauna del suolo. Chiaramente per le altre aziende partecipanti del progetto si parla di breve periodo, quindi i risultati sono sicuramente significativi perché abbiamo un incremento anche in questo caso dell'attività biologica, dell'accumulo di sostanza organica, ma per risultati ancora più significativi sarebbero necessari sicuramente più anni. Dei vantaggi che si apportano alla qualità del suolo non sono solo dei vantaggi prettamente ecologici, quindi a servizio dell'ambiente, ma sono a servizio anche dell'agricoltore, perché un maggior contenuto di sostanza organica, una miglior stabilità strutturale e un'attività biologica maggiore ovviamente comportano sicuramente dei vantaggi anche in termini produttivi. Il progetto Optima Agri è stato quindi caratterizzato dal tentativo di introdurre, calibrare e valutare sistemi agricoli conservativi in grado di mantenere gli standard produttivi dell'agricoltura convenzionale e allo stesso tempo di tutelare le risorse naturali sulle quali si fonda la produzione di alimenti e ridurre l'impatto ambientale dell'attività agricola. Il piano di sviluppo rurale regionale in questa direzione ha investito risorse per raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto. Diciamo che nell'attuale PSR un obiettivo specifico è proprio collegato alla qualità del suolo e alla riduzione dell'erosione. E su questa tematica c'è una quantità di risorse espressamente dedicate e che riguardano sia misure dirette agli agricoltori che misure legate alla quella che viene chiamato il sistema della conoscenza, cioè quindi una parte preponderante è diretta proprio agli agricoltori, circa i tre quarti di su, diciamo 16, poco meno di 16 milioni di euro, e un quarto di queste risorse sono invece dedicate all'innovazione, quindi ai GOI, i cosiddetti gruppi operativi per l'innovazione e alla formazione degli agricoltori e dei tecnici. E le azioni che riguardano il suolo sono quelle proprio dedicate, sono due, una che prevede un aiuto alla distribuzione di ammendanti organici per accrescere la sostanza organica del suolo, e quella che riguarda invece l'agricoltura conservativa, che è un po' diciamo più complessa, richiede una certa capacità di adattare le condizioni alle condizioni della propria azienda, queste tecniche che sono comunque delle tecniche innovative. C'è da dire anche che comunque la tematica del suolo rientra anche in altre azioni che hanno peso maggiore anche dal punto di vista dell'incidenza delle risorse dedicate, come l'agricoltura biologica, l'agricoltura integrata, quelle che vengono chiamate misure agroambientali, agroclimatico-ambientali. Il suolo rimane una delle tematiche fondamentali, chiaramente insieme alle acque, insomma, alla biodiversità. Insomma, il PSR si caratterizza proprio per il fatto che ha questa attenzione nei confronti dell'ambiente, però il suolo
diciamo, il ruolo del suolo all'interno dell'ambiente e l'importanza anche ai fini produttivi dell'agricoltura, fa sì che la sua importanza e quindi presumibilmente anche le risorse che gli saranno dedicate siano in crescita nel futuro, anche nel prossimo PSR. Quindi un ruolo confermato, ma direi anche rafforzato.